Collegati al passato. Rivivi la storia. Grazie alle incredibili ricerche Abstergo sulla memoria genetica, l'Animus ti dà la possibilità di giocare nel passato. Il prodotto che hai acquistato ti permette di accedere ai ricordi di Avelite Grandpré, un'assassina del XVIII secolo che si dibatte in bilico tra due mondi per scoprire la sua vera ragione di vita. Fai tua la storia. La storia è il tuo campo da gioco. Animus. È perfetto per le piantagioni, monsieur. Guardatelo bene. È forte, sano, lavora sodo. Ti ho detto di stare buono, Coco. Come le dicevo, monsieur, questo è forte come un bue. È in buona salute. In fondo gli manca solo qualche dito. Mamma. Aveline.
Cherie, stavi urlando di nuovo. È stato un incubo? Sì, solo un sogno. Scusate se vi ho svegliato. Shh, tesoro, shh. Non scusarti. Una madre si preoccupa, anche una matrigna. Grazie, Madeleine. Mamma, tu mi pensi? Mi hai dimenticata? Sei ancora viva? In ogni caso, la notte non va sprecata dormendo. Abbiamo avuto notizia di una piantagione da cui spariscono gli schiavi. I proprietari dicono che fuggono, ma noi non ne troviamo alcuna traccia. Vestita da schiava, forse potresti indagare su questo mistero dall'interno. Ti abbiamo preparato uno spogliatoio in un posto strategico. Sali sulla cattedrale e lo vedrai. Oggi ci sarà una consegna alla piantagione. Copertura perfetta. Nasconditi in una carrozza e segui il carro senza farti vedere. Hmm.
che ne prépare les jeunes. Chi sei? Come hai superato le guardie? Abbiamo abbastanza guai qui. Che cosa vuoi? Sono Avelyn, un'amica. So che gli schiavi scappano di qui, ma nessuno arriva ai nostri rifugi. I miei contatti temono il peggio. Se sei una spia, Avelyn, non troverai nessuno da denunciare qui. I miei fratelli sono spariti, poi mia zia e oggi la mia sorellina, Therese. Non sono scappati come dici. Li hanno presi. E poi Therese non se la caverebbe da sola. La troverò. Se qualcuno ha attraversato i campi, avranno lasciato tracce. È stato? Il padrone? No, suo figlio. Oh, aiutami! Devi resistere. Ti porterò in salvo. La pagherai cara. Guardie, presto! Ci sono ratti nel granaio! L'incubo è finito, Therese. Stai con me, andiamo. Avelyn, figlia mia, ritorni da sola all'alba. Dove sei stata? Dopo l'incubo mi serviva un po' d'aria. Matrigna mia, sono grande ora. Non dovete stare in pensiero per me. Tu sottovaluti i pericoli del mondo. Se non per la tua incolumità, per la tua reputazione. Ma perché sei così testarda? Vorrei solo che... In verità, Madeleine, mi serve il vostro aiuto. Temo che sia urgente. Che succede? Mentre camminavo... ho sentito delle grida di aiuto. Seguendo la voce ho trovato una donna, una schiava, ferita gravemente. Lei dov'è? Mando aiuto. Ci aspetta nella carrozza, qui fuori, in strada. Avelyn! Non fate così! Di certo voi sapete cosa fare.
Non potevo lasciarla lì a morire, o peggio. O peggio? Mia cara, l'hai già condannata a tremendi castighi con la tua impulsività. Va bene. Non mi tirerò indietro ora, visto che non mi lasci altra scelta. Disporrò che sia trattata con estrema discrezione. Grazie, Madeleine. Nel frattempo, va in città a prenderle delle vesti da viaggio. Fa presto, non c'è tempo da perdere. Enchanté de vous revoir. Bonjour. Veuillez accepter. Je me demande d'où elle sort tout son argent. Aveline, sei in ritardo e sei anche molto pallida. Temo che tu non riposi abbastanza. Oh, padre, avrò tempo per riposarmi quando sarò morta. Succederà presto di questo passo. Ho idea che somigli un po' troppo a tuo padre per essere una donna. Siamo della stessa pasta. A proposito, Monsieur Blanc ha bisogno di te al magazzino. Credo voglia proporti un lavoro. Non vuole proporle altro? A giudicare dalle sue attenzioni, potrebbe proporle di sposarlo. Meglio così. È il lavoro che mi interessa. Philippe? Oh, cielo. Dalla piega della conversazione direi che è arrivato il momento di alzarsi da tavola. Vogliate scusarmi? Buona giornata. Bene, è andato. Ora posso dirti, Aveline, che mi sono occupata di tutto. La tua amica è al sicuro. Nel caso di altri problemi femminili, rivolgiti pure a me.